assetto del palco, come sempre accade, ero convinto che facessimo un discorso da seduti, tipo talk show. Ma La siccome Monsignor colpa è del vescovo, esatto, siccome Monsignor Stagliano ha parlato in piedi, ha costretto praticamente, secondo me, il professore. Io ho pensato, vabbè, parla in piedi solo il vescovo, noi siamo laici, quindi parliamo a seduti. Ma poi, siccome si è alzato anche il professore, si è alzato pure me, mi alzo pure io e parlo pure io in piedi. Innanzitutto per dire una cosa, io non sapevo che ci fosse questo teatro così bello qui a Modica, e questo mi conferma, anche la vista di questo teatro, mi conferma una cosa che io 48 ore fa ho detto in un consesso anche internazionale. C'erano alcuni italiani, alcuni ospiti stranieri, e si parlava di vari paesi. Io vengo da lì, un posto meraviglioso, e gli ho detto: guardate, io ho grande rispetto per il tuo paese, ho grande rispetto per il tuo paese, e sono convinto che c'è da sempre una gara per il posto più bello nel mondo. Per me la gara comincia dal secondo posto, perché il primo è la Sicilia. Dal secondo in poi c'è una competizione aperta, c'è una competizione aperta che riguarda il resto del mondo, ma il primo è la Sicilia. Ieri sono stato sui Nebrodi per dare solidarietà, non a parole, ma portando 50 tra poliziotti e carabinieri del reparto prevenzione crimine e dei cacciatori, dello squadrone cacciatori di Calabria, lì a un uomo che ha sfidato la mafia e le mafie sui Nebrodi, e gli hanno sparato ed è vivo perché noi gli avevamo dato la scorta, e perché un dirigente del commissariato che non faceva parte della sua scorta, come diciamo noi in Sicilia, per il sì e per il no, lo seguiva comunque, e quindi ha risposto lui al fuoco e l'ha salvato. Ecco, la Sicilia è capace di queste tragedie, cioè di avere la mafia che ancora continua a sparare, ma è capace di questi gesti di coraggio, come quello di un uomo, il presidente del Parco dei Nebrodi, che non ha avuto paura di sfidare la mafia, e degli uomini nostri, della polizia, della scorta, che hanno risposto al fuoco e gli hanno salvato la vita. Io credo che la Sicilia sia l'insieme di questa bellezza e di questa forza, la bellezza dei luoghi e la forza dei siciliani che sanno reagire. Io questo ve lo dico perché, nel dire di quanto è bella Modica, di quanto è bella e splendida questa provincia, il pensiero mi è andato ieri anche alla bellezza dei Nebrodi, a quei posti che rischiavano di essere pochi giorni fa macchiati dal sangue. Io, nel dirvi che sarò breve perché voglio parlare anche senza contrastare le curve glicemiche, anche se noi siamo mediterranei e mangiamo tardi, la prima cosa che voglio dire è ringraziare il consigliere d'amministrazione della Fondazione De Gasperi, Raimondo Minardo, per aver voluto organizzare, tra l'altro lo fa davvero, il consigliere d'amministrazione ci dà una mano d'aiuto. Io fui chiamato pochi anni fa da una bellissima ragazza di 93 anni, cioè la figlia del presidente De Gasperi, a presiedere, la figlia di Alcide De Gasperi, che ancora gira le scuole a 90 anni, anzi ne ha 93. A presiedere la fondazione. Chiamai anche Raimondo a darmi una mano d'aiuto, e lo ringrazio davvero. E ringrazio anche il vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, l'onorevole Nino Minardo, che ha voluto che io fossi qui e probabilmente vi ha chiamato a partecipare a questo incontro. Quindi grazie davvero Nino, grazie Raimondo, e grazie ai relatori per aver voluto partecipare alla presentazione del libro e per aver espresso delle considerazioni molto pertinenti rispetto al libro, perché poi le presentazioni e i presentatori dei libri si distinguono in due categorie: quelli che hanno letto il libro e quelli che non lo hanno letto, hanno letto solo il quartino di copertina. Quindi tu lo capisci, lo accetti, dici: vabbè, questo fa leggere 200 pagine del mio libro. Invece loro l'hanno letto, ho capito e l'hanno letto, quindi sono grato doppiamente perché appartengono alla categoria di quelli che hanno letto il libro per commentarlo. Io sono siciliano a tutto tondo e amo guardare da dove vengo prima che guardare dove sono arrivato. E quindi so bene il privilegio che la vita mi ha riservato nel diventare ministro dell'interno del sesto paese più potente del mondo per potenza industriale. Io so bene di avere avuto questo privilegio ed è per me un grande onore fare il ministro dell'interno. Però nessuno sceglie il momento in cui nascere, dunque nessuno sceglie il momento in cui vivere. A me è capitato di nascere nell'ottobre del 1970, e quindi di essere poi un uomo di un po' più di 40 anni quando sono diventato ministro dell'interno. E quindi, accanto al privilegio di essere ministro dell'interno, mi è capitata anche la responsabilità di essere ministro dell'interno quando, al tempo del più grande flusso dei profughi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e al tempo della più grande insidia terroristica alla sicurezza del mondo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Io non lo nego, io
chiesto ieri, ma lei è preoccupato? Io non ho il diritto di essere preoccupato, io ho il dovere di essere occupato, non preoccupato, occupato da queste cose e per queste cose. E dunque io sono consapevole di essere il ministro dell'interno al tempo del più grande flusso dei profughi dalla fine della seconda guerra mondiale e al tempo della più grande insidia terroristica dalla fine della seconda guerra mondiale. Sembra teoria, poi c'è la carne, c'è il sangue, ci sono le lacrime, come quelle che io incontrai nello sguardo della collega belga 2 anni fa, quasi di questi tempi. Una mattina a Bruxelles avevamo la riunione del Consiglio dei Ministri europei che si svolge una volta al mese, anche ieri sono stato a Bruxelles e poi ieri sera sono arrivato sui Nebrodi a Santa Agata di Mirandello, vi raccontavo. Sono andato lì perché avevamo la riunione del Consiglio alle 10. Pochi giorni prima ci dissero che ce n'era una prima alle ore 8, fummo chiamati dalla collega belga che cominciò sta riunione alle 8 del mattino quasi con le lacrime agli occhi, perché era appena successo il primissimo attentato a Bruxelles, quello del museo ebraico, e 2 anni fa, nel 2014, nell'estate del 2014. E ci disse: noi dovremmo fare i conti per tanti anni con queste stragi. Quello che è successo a me, il dramma che noi stiamo vivendo in Belgio, si può ripetere in ciascuna delle vostre città. Noi dobbiamo fare un piano per riuscire ad essere quelli che riescono a bloccare esattamente questo flusso di terroristi che spesso ci crescono in casa perché sono nati qua, i cosiddetti foreign fighters, i combattenti stranieri vanno a combattere lì, a volte tornano, ma ci sono anche coloro i quali non sono mai partiti, stanno in una capitale nella quale sono sempre cresciuti, anzi ci sono nati e sono vissuti, hanno sempre vissuto là e poi fanno l'attentato lì. Tutto questo mi colpì nel cuore e mi rimandò a un altro episodio, sempre sulla scia del nostro essere uomini in carne e ossa. E cioè, e lo diceva poco fa il procuratore, anzi il professore, ciascuno di noi ricorda il momento dell'11 settembre, probabilmente se ciascuno di voi chiude gli occhi un attimo e ricorda esattamente dove era quando caddero le torri gemelle, nessuno si accorgerà di averlo dimenticato. Tutti vi accorgerete di ricordare nella vostra mente, nel vostro cuore, cosa stavate facendo in quel minuto quando lo avete saputo. Io ero a casa ed ero con mia moglie. Mia moglie aveva un pancione grande e mio figlio, che poi è nato il 17 di ottobre, sarebbe nato 36 giorni dopo quella strage. Quando io presi il bambino per la prima volta, era il mio primogenito, adesso 1,80 m, in quel momento che ero un neonato, dopo i primi minuti di gioia e altro, pensai, e poi lo riferì anche a mia moglie, avendo ancora da 36 giorni prima caldo il dolore e l'angoscia e il turbamento, ma in che mondo vivrà sto bambino qui? 17 ottobre, a me è nato sto bambino, un mese dopo le Torri Gemelle, mi chiedevo, ma in che mondo vivrà? Ma come? 2 anni fa era il 31/12/99, pensavamo che col 2000 chissà cosa dovesse succedere, e il nuovo secolo, il nuovo millennio, pensate a quante poche persone nella storia dell'uomo è capitato di attraversare 2 secoli e 2 millenni, quasi a nessuno. L'euro, doveva entrare l'euro, doveva andare tutto benissimo, e poi è successo di tutto. Cioè il secolo ha cominciato a vivere con le Torri Gemelle nel 2001, poi la crisi economica, tutto il contrario di quello che aspettavamo. Noi quando abbiamo festeggiato il 31/12/99 pensavamo che sarebbe stato tutto meraviglioso. È andata diversamente e con quel diversamente dobbiamo fare i conti, e chi governa deve pure tentare di cambiare le cose in meglio. E quindi quello è il moto che poi mi ha spinto a scrivere questo libro, perché a me mi hanno detto: ma con tutte le cose che hai da fare ti sei messo pure a scrivere un libro. In realtà il motivo vero è stato che questo libro nasce dal bisogno di raccontare qualcosa, ed io ringrazio chi ha detto che emerge un racconto, cioè Sua Eccellenza Monsignor Stagliano, perché poi io non sono uno scrittore, io sono uno che vive nelle istituzioni e quindi racconto delle cose di cui mi occupo. Qualche anno fa scrissi La mafia uccide d'estate perché sentivo il bisogno di raccontare di una cosa di cui mi ero occupato. Ora ho scritto questo perché mi ha permesso di raccogliere tutto quello che avevo detto nelle commissioni parlamentari, quello che avevo detto in varie sedi anche scientifiche o anche accademiche. Io sono molto grato a quello che ha detto il professore Barone circa il fatto che all'Università di Catania stanno studiando su questo libro, ma mi è capitato anche alla LUIS l'anno scorso di fare una lezione sul terrorismo, non sul libro, sul terrorismo, e poi mi hanno beccato a farmene fare altre 4 nell'anno accademico in corso proprio per parlare di questi argomenti, e la stessa cosa alla London School of Economics. Perché? Perché in realtà, se ci entriamo dentro, capiamo
di non sapere molto su quella che poi è la sfida più importante alla sicurezza del mondo. Se io vi dico Abu Bakr al-Baghdadi, non è che mi viene in mente subito chi è costui. Allora, io proverò davvero ad essere sintetico, perché poi le tre questioni di cui si sono occupati i tre relatori mi hanno dato l'ordine logico di quello che vi posso dire come mie considerazioni personali. Allora, la prima cosa, ma lo dico proprio in modo il più sintetico possibile, Abu Bakr al-Baghdadi è un mio quasi coetaneo che si è convinto di essere il successore del profeta Maometto e quindi si è autoproclamato califfo. Dopodiché ha deciso che, siccome il califfo ha bisogno di un califfato, deve organizzare uno Stato, e quello Stato è il califfato che lui ha in mente di organizzare, che sconvolge i confini determinati da guerre mondiali negli ultimi decenni o anche secoli. Era finito il califfato con i mongoli nel 1500 e dalla Siria e invadendo gli spazi dell'Iraq e altri paesi vuole organizzare il nuovo Stato, autoproclamandosi califfo e organizzando quello Stato. Organizzare quello Stato per lui significa creare le condizioni per fare tornare lì alla vita delle prime pie generazioni dei musulmani. Quindi lo schema è di uno che si è convinto che deve organizzare uno Stato lì e lo deve organizzare a suon di bombe. Il 17. E il Mediterraneo, ancora. Il Mediterraneo, che dove si sono combattute tutte le grandi battaglie che hanno cambiato il destino del mondo, ancora siamo sul Mediterraneo, ancora lì. E il destino del mondo si gioca lì. E allora noi abbiamo il dovere di occuparci del Mediterraneo, perché è il nostro mare, il mare nostro, è il nostro mare il Mediterraneo, abbiamo il dovere di occuparcene e di occuparcene nel modo più forte possibile. Certo, io mi occupo delle frontiere in generale e quando scriverò, se le scriverò per i miei figli, ammesso che abbiano interesse a leggerle, le mie memorie da ministro dell'interno, io racconterò venerdì, non ieri, 8 giorni fa, come se dura sta cosa che sto per raccontare, come una delle mie principali soddisfazioni. Perché sono andato al Brennero, al passo del Brennero, sono andato al passo del Brennero con il ministro austriaco che ho rivisto ancora ieri a Bruxelles, abbiamo riparlato da capo, dove lui aveva fatto costruire, dove loro avevano fatto costruire dei basamenti, dei piccoli piloni, su cui doveva essere edificato un muro oppure un filo spinato. Sono andato lì con la polizia, con il nostro direttore centrale delle frontiere, con le carte. Gli ho detto, scusi, facciamo un attimo sti conti per vedere quanti ne arrivano da voi. Abbiamo appurato che sono più quelli che dall'Austria provano a entrare in Italia e noi glieli rimandiamo indietro, rispetto a quelli che dall'Italia provano ad entrare in Austria e loro ce li rimandano indietro. E con l'efficienza, bloccandoli prima sui treni, facendoli scendere, ridistribuendoli, sia a 20 miglia al confine con la Francia, sia al Brennero 8 giorni fa, ho dimostrato che con l'efficienza noi possiamo salvare l'Europa ed evitare la costruzione dei muri. E questo è un motivo di orgoglio, perché io sono convinto che com'è possibile che da quando c'è l'Europa c'è stata sempre la pace? E allora noi che facciamo? Smontiamo l'Europa, rimontiamo i muri, e chi ci dice che poi non arrivi la guerra? Siamo sicuri che saremo più forti, sapremo più informazioni, ci sapremo difendere meglio dai terroristi? Io la penso esattamente al contrario, perché sono finiti i tempi che per essere sicuri occorreva edificare le rocche là sopra, oppure il ponte levatoio o i castelli. Ora per essere sicuri ci dobbiamo con riservatezza scambiare le informazioni tra gli stati. E mentre diciamo che ci dobbiamo proteggere, perché dobbiamo sapere se c'è un rischio che un terrorista attraversa un paese va in un altro, e ci dobbiamo scambiare le informazioni, montiamo i muri, ma siamo scemi. Questa è la nostra impostazione e la nostra linea. E io da questo punto di vista vi devo anche parlare, e poi veramente mi avvio alle conclusioni, perché lo faccio con il cuore, del paradosso della prevenzione. Ho ritenuto che questo libro fosse un mio... onorare anche un piccolo debito che credo ci accomuni tutti. Noi siamo un popolo libero, ma io, come vi dicevo, sono nato il 31 ottobre del 70. Mio papà, che ha fatto 80 anni a febbraio, è nato nel 36, quindi da bambino ha conosciuto la guerra, e suo padre, mio nonno, che io non ho conosciuto, ha conosciuto due guerre. E sulla mia scrivania, non della, quella di lavoro, quella del tavolo delle riunioni, io da mesi, visto che siamo nel 2016, mi sono fatto portare due volumi dall'archivio del Viminale, bellissimi, non per il contenuto, dove ci stanno dentro tutti i nomi, provincia per provincia della Sicilia, dei caduti della Prima Guerra Mondiale.
E prima della prima guerra mondiale, i miei bisnonni o i miei trisavoli avevano conosciuto i moti rivoluzionari e le guerre. Insomma, io ho conosciuto solo la pace. Io ho conosciuto solo il benessere. Io ho conosciuto soprattutto solo la libertà. Non ho conosciuto l'oppressione, non ho conosciuto la dittatura, non ho conosciuto la guerra. Di tutto questo io non ho alcun merito. Noi la libertà l'abbiamo avuta regalata da qualcuno che per regalarcela è morto per noi. E questo è il nostro compito, cioè il compito della nostra generazione, di tutti quelli che sono qui, è quello di difendere la libertà, perché qualcuno ce l'ha regalata, noi ce la siamo goduta, ma ora, siccome è come l'aria, tu ti accorgi di quanto sia importante quando ti comincia a mancare, non è che tu in continuazione pensi all'aria, non ci pensi. Pensi che ti stia mancando e capisci quanto sia importante. La libertà è la stessa cosa. Ecco, io credo che il compito della generazione di tutti noi, che stiamo vivendo in un grande paese, bello e libero, è quello di difendere la libertà, tutti i giorni, in onore e in memoria di chi ce l'ha regalata e con il dovere di consegnarla intatta, uguale, se possibile più bella, più larga e più grande, ai nostri figli. Vi ringrazio.